Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato all'applicazione Quick per il montaggio rapido in mobilità. Andiamo a vedere in questo nuovo video delle funzioni legate alla durata e al formato del nostro video, ma anche altre funzioni molto interessanti, ma solo dopo la sigla. Benissimo, rechiamoci nella chiave inglese e andiamo a analizzare queste quattro icone. La prima è il formato del mio video. A seconda del finale della mia pubblicazione sceglierò uno di questi tre filmati. Andiamo dal classico cinema 16 noni, quadrato per Instagram e il formato ritratto. Una volta selezionato il mio formato, do l'ok e il gioco è fatto. La seconda icona invece mi permette di stabilire la durata del mio filmato. Vedete che ci sono delle note, un simbolo che ricorda Instagram, ovviamente, un simbolo che ricorda Quick, dov'è? Qui. E un'altra nota. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a posizionare il mio slide su una nota, vuol dire che il mio filmato sarà sincronizzato perfettamente con la musica. Quick vuol dire che il mio filmato è praticamente ancora più performante perché è stabilito da Quick, e invece il formato Instagram mi permette di non superare la durata consentita da Instagram. Una volta stabilita la durata, non faccio altro che dare ok e il gioco anche qui è fatto. La terza iconetta mi permette di scegliere dove far iniziare la mia canzone, il mio brano musicale che durerà per tutto il filmato. Non faccio altro che spostare la forma d'onda e dare l'ok, e il mio brano inizierà dal punto preciso da dove ho dato l'ok. Se voglio farlo iniziare dall'inizio, ovviamente la porto indietro e do l'ok. La quarta icona invece mi permette di così dare dei filtri alle mie immagini, ma io non è una funzione che uso molto spesso, però se qualcuno di voi ne ha necessità può usarla. Ovviamente abbiamo sotto lo slide per stabilire l'intensità del filtro. Una volta dato il filtro possiamo dare ok e anche il filtro qua è aggiunto. Una cosa che non ho fatto vedere l'altra volta quando andiamo in edit su una delle nostre immagini è la possibilità di inserire ovviamente un'altra immagine o più filmati. Se vedete sull'estremità di questa immagine ci sono due pulsanti. Se io clicco sul pulsante sulla sinistra e inserisco un'immagine, ovviamente la mia immagine verrà inserita sulla sinistra dell'immagine dalla quale è partito questo inserimento. Se io vado sulla destra, sull'altra icona e aggiungo anche qua un'immagine, ovviamente verrà aggiunta a destra della mia immagine da cui è partito l'inserimento. Ok? Va bene? Alla fine del video possiamo anche abilitare col segno più Quick Story, che sarà inserito ovviamente nel filmato, oppure disabilitarlo. Grazie cari amici per aver seguito questo video, vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro.